Ciao a tutti ragazzi, Crypto che vi parla e bentornati a un altro episodio delle beta. Oggi siamo qui con la terza generazione e a differenza degli altri video non dividerò Smeraldo da Rubino e Zaffiro. Li farò insieme anche perché Smeraldo ha ben poco di diverso rispetto alle beta dei suoi predecessori, quindi non ha senso farci un video a parte. Detto questo, iniziamo subito. In origine erano stati pianificati molti dettagli per Rubino e Zaffiro durante il loro sviluppo. Alcuni di questi furono eliminati o modificati, alcuni concetti rifiutati dei prototipi si trovano ancora nella programmazione dei giochi. Ad esempio, nelle lotte, sembra che le lotte in doppio contro i Pokémon selvatici erano state pianificate oltre alle lotte in doppio contro gli allenatori. Ciò è dimostrato da questa parte di testo trovata nel codice di gioco, dove praticamente ci dice che appaiono due Pokémon selvatici, e questi valori che vi lascio qui davanti nel video sono sostituti dei valori utilizzati dal gioco per visualizzare i nomi di Pokémon diversi. Questa meccanica poi alla fine è stata introdotta nella quarta generazione. Musica. Esistono musiche di seconda generazione rimasterizzate, inaccessibili nel codice di Rubino e Zaffiro. Tra i pezzi vengono inclusi la musica di sottofondo utilizzata nei percorsi 38 e 39, quella utilizzata nel centro comunicazione Pokémon, la musica di sottofondo utilizzata a Zafferanopoli e la musica di sottofondo utilizzata nelle lotte contro le bestie leggendarie in cristallo. Abbiamo anche il tema del Team Rocket. Tutti questi temi provengono da oro, argento e cristallo. Potrebbero essere anche parti di musiche usate come controfigure, potrebbe essere un segnale comunicante che presto la Game Freak avrebbe sviluppato i remake di oro e argento, in sostituzione a un'aggiunta di quelli rosso e verde. O addirittura i due remake insieme. È possibile che queste tracce fossero solo delle prove, così come appaiono nella programmazione del gioco, prima dell'inserimento della musica attuale. Altre musiche. Il tema delle gare Pokémon presenti durante gli appelli del round appare anche nella sua variante intera in aggiunta a quattro sottotracce, che si combinano per riprodurre il brano completo. Le sottotracce sono accanto alla musica normale nel codice dei giochi, indicando che erano inizialmente destinate a essere utilizzate nonostante lo scopo sia sconosciuto. Abilità. Un'abilità conosciuta come cacofonia è trovabile all'interno della programmazione dei giochi, tuttavia nessun Pokémon la possiede. È identica ad Antisuono, un'altra abilità basata sul suono, e permette al Pokémon di evitare tutte le mosse sonore. Dal momento che è identica ad Antisuono, alcuni Pokémon con Antisuono potrebbero essere stati originariamente destinati ad avere cacofonia, come l'evoluzione di Whismur, Loudred ed Exploud, conosciuti per le loro sonorità. Un Pokémon a cui è stata data cacofonia illegalmente riacquisterà l'abilità che avrebbe dovuto avere, secondo il suo valore di personalità, se trasferito in un gioco della quarta generazione. Tuttavia, non è stato pienamente confermato che l'abilità non sia presente nel codice di questi ultimi. Pokémon. In un'intervista su Nintendo Power è stato rivelato che Shellos e Gastrodon fossero inizialmente progettati per la terza generazione e non per la quarta, anche se poi la loro forma non era uguale a questa finale. Tuttavia, il codice di programmazione di Diamante Perla rivela un altro retro sprite per entrambi i Pokémon, ma non uno sprite frontale. Lo sprite di Shellos è rosa, come la sua forma mare ovest, e sembra combinare la testa della forma mare ovest con il corpo della forma mare est, mentre Gastrodon è marrone e assomiglia alla sua forma mare ovest, ma è ricoperto di sporgenze rocciose sul corpo. Ci sono stati anche numerosi cambiamenti ai Pokémon presenti nei giochi. Una versione di Torchic è quasi identica a quella attuale, escludendo le sue grandi orecchie sporgenti e una marchiatura a forma di fiamma sulla nuca. C'è anche un'altra versione con la parte inferiore del corpo formata da un guscio d'uovo e del pelo attorno al collo, escludendo le orecchie sporgenti presenti anche nell'altro disegno. Un'altra immagine raffigura un Pokémon che ha caratteristiche sia di Blaziken che di Latias, insieme ad un'allenatrice inutilizzata. Il concept art di Trico mostra anche numerosi disegni per il Pokémon prima della decisione sul progetto finale. Anche Groudon ha uno schizzo disegnato prima del rilascio dei due giochi, nel quale ha una diversa forma degli occhi, un altro set di spine, una spina in meno sulla coda e una delle spine sul collo è stata spostata in testa nella versione finale. Inoltre, la forma complessiva è molto meno nitida. I dettagli della testa sono stati allungati molto e le marchiature del segno del trio meteo non erano ancora state aggiunte. Grafica. Nel codice dei giochi possono essere trovati alcuni elementi di grafica inutilizzati. Screenshot ufficiali rivelano anche una rappresentazione diversa di certe parti grafiche. Fra gli esempi abbiamo sprite del Team Hydro. Nel gioco è trovabile uno sprite inutilizzato di un membro del Team Hydro. Questo sprite è identico a quello delle reclute maschili del team, eccetto per il corpo rispecchiato, i colori modificati, l'aggiunta di una barba e una bandana attorno al braccio sinistro. Quello che sembra essere un prototipo dello sprite utilizzato per un Pokémon che il giocatore non ha visto è formato da due punti interrogativi di colore bianco e nero, al contrario di un unico punto bianco circondato da tre cerchi. Mattonella.
Sono presenti dati su un tipo di mattonella inutilizzata che avrebbero dovuto essere presente nella palestra di Verde Azzupoli e nella Quizzoteca. Pokémarket. In alcuni screenshot i tetti dei Pokémarket sono di colore rosso anziché blu. Barra DPS. È presente una tipologia di barra DPS diversa dalla versione finale e l'ultima differenza è la sprite beta di Pokémon. Sono presenti sprite beta di diversi Pokémon disegnati in uno stile diverso dal gioco rilasciato, tra i quali ci sono Shroomish, Duskull, Wilmer, Wynaut e Sharpedo. Una demo era disponibile al Pokémon Festa nel 2002 in Giappone. Erano presenti versioni beta del Percorso 104 e del Fiorista Belpetalo, che non è ancora aperto secondo la donna all'interno. È presente anche una versione incompiuta della schermata della squadra, accanto ad un sistema di lotta sviluppato in modo più completo rispetto a quello che abbiamo visto nei vecchi screenshot. All'inizio della lotta non è possibile vedere quanti Pokémon ha l'allenatore. Alcune mosse come Surf e Finta sono raffigurate con animazioni diverse rispetto a quelle viste nelle versioni finali. È stato anche mostrato che Sharpedo non ha alcuna abilità nella demo, facendo presupporre che non tutti i Pokémon avrebbero potuto avere un'abilità. Visto il livello basso di Sharpedo nella demo, si potrebbe pensare che all'epoca Carvagna non esisteva ancora. Le versioni alternative del Percorso 104 e del Fiorista Belpetalo esistono ancora all'interno del codice della versione finale, anche se i dati sulle mattonelle del Percorso 104 sono stati rimossi. La musica usata nella demo per le lotte contro gli allenatori è stata usata per quello contro i Pokémon selvatici nella versione finale. Sono presenti anche dati inutilizzati per i dialoghi associati con la Pokémon Festa 2002. Il testo rimane invariato nella versione giapponese, ma è stato tradotto nelle versioni localizzate del gioco. Testo vecchio. Pokémon AGB. Qualche testo si riferisce a Pokémon AGB, ovvero abbreviazione di Pokémon Advanced Game Boy, il titolo provvisorio di Pokémon Rubino e Zaffiro. Provengono presumibilmente dalle fasi iniziali alfa di sviluppo, e questi sono Messaggio 1, questo è un messaggio campione. Benvenuto nel mondo Pokémon di AGB. Ci auguriamo che vi piaccia. E sarà così uguale anche per il Messaggio 2 e il Messaggio 3. Ulteriore testo inutilizzato fa riferimento ad un Pokémon lasciato alla pensione che ha ricevuto un pezzo di lettera, probabilmente si è consegnato insieme a un Pokémon di un altro allenatore. È sconosciuto perché questa caratteristica menzionata non è apparsa nel gioco finale. Il testo recita questo. A proposito, il tuo Pokémon sembra essere amichevole con il Pokémon 2 di allenatore. Mi sembra di averlo visto ricevere un pezzo di lettera. Menu di debug. È rimasto del testo avanzato da una versione prototipo di Pokémon Rubino. Parte del testo non è presente all'interno del gioco finale, anche se ci sono alcuni riferimenti ad alcune delle opzioni come initcom.dati, imposta punteggi più alti, resetta punteggi più alti e imposta tutti gli strumenti da museo artistico. Inoltre, un prototipo di Rubino in TD era stato apparentemente venduto da un rappresentante della Nintendo a un utente anonimo. Il prototipo ha molte funzionalità di debug, accessibili mediante lo scorrimento attraverso una sezione presumibilmente irrilevante per chi ha sviluppato questo aspetto del gioco. Per esempio, scegliendo Watanabe, il gioco tentava a salvarsi, ma senza successo. E selezionando Kagaya, il giocatore visualizzava la sua carta allenatore, quella del suo avversario o attiva l'interfaccia delle slot machine. Limitazioni. Zunichi Masuda ha dichiarato che durante lo sviluppo di Rubino e Zaffiro, la Game Freak ha pensato di cambiare il numero di Pokémon che il giocatore può avere e il numero di boss che possono imparare. Comunque l'idea è stata successivamente scartata. Oggi è sconosciuto che tipo di cambiamenti sarebbero stati usati e fino ad oggi nessun cambiamento di quel tipo è stato applicato nella serie principale. Passiamo quindi a Pokémon Smeraldo Beta, dopo aver finito Rubino e Zaffiro. A differenza di altri giochi Pokémon, Smeraldo raramente contiene delle versioni beta perché si basa su un gioco già esistente. È cambiato poco rispetto a Rubino e Zaffiro, con l'eccezione del parco lotta e nell'inserire meglio nella trama i Pokémon leggendari. Ci sono prove che il parco lotta è stato leggermente modificato nelle fasi di sviluppo, tuttavia questi cambiamenti sono minori, come per esempio le staccionate. Oltre alle tracce presenti in Rubino e Zaffiro, Smeraldo contiene anche quelle provenienti da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Area speciale. Una nuova zona di mappa vuota, inclusa dopo il vuoto di Kanto e del Setipelago, è stata denominata zona speciale. Non ci sono informazioni su quello che sarebbe stato incluso in questa zona, quindi potrebbe aver soltanto lo scopo di essere un nome per un evento. Questo è probabilmente lo stesso caso dell'intestazione mappa denominata speciale in seconda generazione con il numero indice 0. Ragazzi, abbiamo finito anche con la terza generazione. Vi ringrazio per aver visto il video, scusate se avete sentito un audio cambiato all'improvviso su Smeraldo. Ho notato che il programma mi ha cancellato metà traccia. Detto questo, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, supportatemi come volete, noi ci rivediamo alla prossima, un saluto e ciao ciao!